Ciao amici e amiche, Gran Turismo 7, Marco Drams, il metodo basico che uso io per farmare un po' di soldini. Allora, potete usare la macchina che più vi piace, però se l'avete comprata tra le leggendarie, io vi consiglio questa BMW McLaren, perché è veramente una bomba. McLaren Formula 1 GTR Race Car 97 GR2 PP79041. Ok ragazzi, allora, gomme dure. Qui vedete, senza che mi soffermo tanto, al massimo sapete cosa faccio? Vi faccio una bella foto, ok? Vi faccio una foto, vi metto una foto. E anche il cambio è praticamente credo standard. Comunque vabbè, io vi lascio le mie impostazioni così vedete come fare. Allora, la macchina ce l'abbiamo. Il circuito è la Sardegna, quindi circuiti Europa, Sardegna, campionato PP800, 15 giri, World Touring Car 800, ok? Ricompensa 4,85, ma se la fate pulita vi dà un botto in più. Allora, la macchina ce l'abbiamo, la McLaren Formula 1, il circuito è questo, le gomme abbiamo quelle dure perché non le andremo a cambiare, partecipa. Wow. Circuito. Allora, cominciamo immediatamente con le impostazioni. Vabbè, io adesso gioco col pad per fare questo video, quindi automatico, controllo trazione. Potete mettere quello che volete, indicatore di frenata alla fine non serve, aria di frenata manco e andiamo avanti, va bene. Ok, allora, prima cosa autonomia, mettiamo a manetta così facciamo un bel 10 giri senza problemi, eh? Frenata, qui va benissimo perché tanto sta macchina è una belva. Ok, quindi lasciamo il suo economico. Facciamo un giro, poi in questo video, per non dilungarla troppo, saltiamo direttamente alla fine, così vi mostro i soldi che si prendono senza toccare dentro nessuno. Stavolta mi hanno toccato dentro loro, però. I bot sono peggio dei giocatori online, ragazzi. Allora, facciamo solo il primo giro, così vi faccio vedere la pista, vi faccio vedere che con questa macchina si supera easy. Si va forte, raga. Allora, contate che nei primi 4-5 giri rimanete dietro, poi comunque loro, avendo macchine che consumano di più e probabilmente non danno l'economico, devono entrare ai box. Faranno due o tre sorte loro e voi ne fate solo una verso il decimo giro senza il cambio gomme. Poi, vabbè, se volete cambiare le gomme per divertirvi, per fare i tempi, fate quello che volete. Io di solito mi diverto, oltre a farmare un po' di soldini, che poi soprattutto quando escono le macchine ne servono tanti, lo uso come campo prova per migliorarmi, per andare sempre più forte, per fare i tempi. Ogni volta che faccio questo circuito e questa gara, che dura più o meno 25 minuti, adesso poi dopo vediamo alla fine giusto il tempo che è, lo uso per migliorarmi, per non prendere dentro gli altri giocatori, per cercare di non girarmi, per migliorare le mie qualità di guida, insomma. Il mio status pilota. Ok, allora adesso vi lascio e arriveremo alla fine del video per farvi vedere il guadagno, i risultati della gara. Ok, amici? Ecco qui la fine del video, stiamo arrivando alla fine. Ho riscontrato un'anomalia. Allora, quando vi andate a schiantare, sono andato apposta, vedete come è cambiato rispetto a prima, dopo l'ultimo aggiornamento di agosto, siamo il 26, quindi non so quando hanno fatto l'aggiornamento. Comunque fa veramente fatica stare in pista e anche il consumo delle gomme è anomalo. Vi ho detto all'inizio del video di non cambiare le gomme, ma io ho dovuto cambiarle perché veramente hanno aumentato queste cose. Comunque, a parte questo, potete fare al nono decimo giro benzina, pieno e gomme, ok? Mettere dure. Andiamo a poco più di 25 minuti, vabbè, io ho anche fatto un po' le cose,
così, la mitica tuta, e mi raccomando di seguire il mio canale Marco Drums Game Racing Team, il mio canale è Marco Drums Games, e invece per la parte delle corse, tutti i giochi di corsa, siamo MDRT, Marco Drums Racing Team. Come vi ho detto, il campionato mondiale, senza andare a sbattere, senza fare sbattere contro i muri potete, contro gli altri è meglio di no, potete vincere 727.500 crediti. E con questo chiudo, mi raccomando di seguire il mio canale, iscrivervi qui su YouTube, commentate e mi piace. Ok ragazzi, dai che cresciamo sempre di più col canale. Sacco di giochi di racing, da Formula 1, Gran Turismo, poi ci sarà Motorsport 8 quando uscirà su Xbox, Assetto Corsa Competizione, tanti giochi, Monster Truck, Moto, tantissimi giochi che vedete qui sul mio canale, anche Day One Edition. Io corro con Logitech G923, adesso ho corso col pad per farvi questo breve video. E vi aspetto anche su Twitch, lascio tutti i link in descrizione, cliccate anche sul Linktree che vi porta a Facebook, Instagram, TikTok e Twitch e Discord. Ciao amici, al prossimo video, spero che vi serva questo piccolo breve video, come farmare 727.500 in poco tempo, in 27 minuti, 25-27, poi se volete, come vi ho detto io, fare il record a tempo, lo usate proprio per correre meglio possibile e per fare i tempi, i vostri tempi personali. Ciao ragazzi, alla prossima, statemi bene, mitici!